Il 12 settembre, presso il Polo degli Adelardi dell'Università di Ferrara, si è tenuta la giornata di benvenuto agli studenti internazionali del nuovo anno accademico. La giornata, organizzata dall'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, ha visto la partecipazione di 120 studenti Erasmus e di scambio internazionale provenienti da università di tutto il mondo e di vari operatori di UNIFE che hanno introdotto i servizi di supporto agli studenti. Ciao, mi chiamo Sofia e vengo dalla Germania e studio inglese e italiano e ho scelto l'Università di Ferrara per Erasmus perché ho letto I giardini dei Finzi Contini di Giorgio Bassani e mi è piaciuta molto la descrizione della città. Ciao, mi chiamo João, sono un ragazzo brasiliano e studio giurisprudenza, law. Ho scelto Ferrara perché il corso di giurisprudenza è molto prossimo da Brasile. So my name is Elena. I came from Lithuania. Here I'm going to study economics and I choose Ferrara because I want to experience new things. Oltre agli uffici accademici, l'accoglienza agli studenti ha visto la collaborazione dell'Erasmus Student Network Ferrara, un'organizzazione no profit che si occupa di attività di supporto agli studenti internazionali. Ciao a tutti, io sono Martina, presidente di SN Ferrara, Erasmus Student Network. SN è un'associazione che esiste a livello nazionale e internazionale in tutta Europa, con più di 500 sezioni, e noi a Ferrara siamo una di queste. Il nostro scopo principale è di accogliere gli studenti Erasmus internazionali che arrivano all'Università di Ferrara, organizzando attività per farli integrare e per accompagnarli anche durante tutto l'anno. Andiamo dal tour della città a fargli conoscere i vari locali, organizzare feste e poi anche tour nelle città vicine come Bologna, Venezia, eccetera. Io sono Giuseppe Belletti, siamo SN, più che altro un'associazione di volontari che hanno deciso di continuare, una volta finito il loro Erasmus, il loro periodo all'estero, il contatto con i ragazzi internazionali, per cui abbiamo quasi tutti deciso di entrare in questa associazione perché non volevamo perdere appunto l'affinità che avevamo con questi studenti e la capacità sempre di andare a conoscere persone nuove, di stare a contatto con gente che viene da tutte parti del mondo, quindi incontrando nuove culture, nuovi modi di fare, nuove abitudini. La giornata si è conclusa con la foto di gruppo e un buffet offerto agli studenti.